Al Due Percò Etrusco, città di Cerveteri, si sono date appuntamento 250 corridori tra esordienti, allievi, juniores e under 23. Il percorso di ciclocross in zona Vignali ha reso suggestiva una gara molto intensa tra gli scorci delle pianure ceriti e ha visto alla partenza la categoria esordienti di primo e secondo anno. Dopo un'ora di percorso è stato tagliato il traguardo. Beh, è stata bella, emozionante, con parti tecniche. Bella, bella. Anche per gli allievi di primo e secondo anno è stata una gara combattuta. Non me l'aspettavo perché c'era gente di alto livello pure a questa gara, però sono riuscito ad andare via già dal primo giro partendo in ultima fila e ce l'ho fatta arrivare fino all'arrivo. Gli organizzatori della Tirreno Bike hanno messo in piedi una competizione nei dettagli non facile per la location in cui si teneva. Diciamo di sì, quando poi sotto l'egida della federazione, quando si tratta di far correre i ragazzi, siamo sempre in prima linea, quindi bene così, siamo soddisfatti e andiamo avanti. Stando attenti alle normative anti-Covid, siamo riusciti a organizzare un bel evento. Impegnativo, ma ci siamo riusciti. Siamo riusciti a portare molti giovani, molti ragazzi a gareggiare sui nostri territori. E vedere questi ragazzi gareggiare ci riempie di soddisfazione e di orgoglio. A fare gli onori di casa l'assessore allo sport di Cerveteri, Federica Battafarano. In questo spazio meraviglioso oggi riaccogliamo lo sport dopo quasi un anno di fermo. Sono contenta che i ragazzi della nostra città hanno avuto l'opportunità di partecipare a questo importante circuito ciclistico. Tanti sono gli ospiti che ci sono venuti a trovare da tante zone d'Italia e quindi è un'occasione per rimettere in moto anche l'economia della nostra città attraverso la promozione della cultura, del turismo e dello sport.